Hello Vivians! Oggi vi racconto la storia di Madame Restelle, la levatrice che nell'Ottocento fu definita dalla stampa la donna più malvagia di New York. La sua storia si sviluppa tra aborti, donne decedute e bambini scomparsi. Ma quanto era verità e quanto diffamazione? Il suo vero nome era Anne Trow Loman, nacque a Painswick nel 1812. Suo padre era un operaio, sua madre invece non saprei perché non ho trovato nulla. A soli 16 anni sposò Harry Somers, un sarto che soffriva di alcolismo e da cui ebbe una figlia, Caroline. Nel 1831 Anne e il marito emigrarono a New York. Lì però lui si ammalò di tifo e morì nel 1833. Anne si manteneva come sarta, lavorando a cottimo in casa, in modo da potersi occupare anche della figlia Caroline. Ma era una donna ambiziosa e voleva di più. Era anche particolarmente interessata alla salute delle donne. Anne iniziò a creare farmaci per l'aborto e a brevettarli. Non aveva un vero background medico, ma a quei tempi i medici irregolari erano moltissimi ed era una cosa assolutamente legale. Un giorno le sue idee incontrarono quelle di un tipografo del New York Herald, Charles Lohmann. Charles era un uomo ben istruito, un radicale, un libero pensatore e pubblicava opuscoli sulla contraccezione e il controllo delle nascite. I due si trovarono e si sposarono nel 1836. Charles incoraggiava la carriera di Anne e sembra che i due insieme inventarono una storia per dare ad Anne la credibilità di ostetrica. Secondo il racconto, Anne avrebbe imparato il mestiere dalla nonna durante un viaggio in Europa. La nonna doveva essere un famoso medico francese di nome Restelle. Al suo ritorno, Anne avrebbe preso il soprannome di Mrs. Restelle e poi di Madame Restelle. Charles incoraggiò la moglie a farsi pubblicità sui giornali. Il suo primo annuncio fu pubblicato sul New York Sun e pubblicizzava i suoi servizi per le donne sposate che non volevano aumentare la propria famiglia, invitandole a chiedere informazioni nel proprio ufficio. Nel periodo in cui Madame Restelle iniziò a fare l'ostetrica, gli aborti erano legali solo se avvenivano prima che il feto desse segni di vita, il che avveniva intorno al quarto mese. Dopo questo periodo, l'aborto solitamente doveva avvenire chirurgicamente ed era considerato omicidio colposo di secondo grado. La pena era una multa di $100 e un anno di prigione. Madame Restelle non solo riceveva in ufficio, ma inviava i propri prodotti per posta e visitava i propri clienti a domicilio. Le sue pillole non erano molto diverse da quelle dei suoi concorrenti. Erano rimedi popolari che esistevano da secoli e che a volte si rivelavano efficaci. Erano a base di ergot, calomelano, elleboro nero, aloe e altre erbe. Quando i farmaci non davano i risultati sperati, Madame Restelle e il marito offrivano interventi chirurgici, sebbene non avessero alcuna formazione in chirurgia. L'intervento chirurgico era anche una pratica più redditizia e Madame Restelle faceva pagare una cifra proporzionale alle possibilità economiche della donna. Si andava dai $20 per le donne povere fino ai $1000 per quelle più ricche. Mentre l'attività della donna prosperava, altre persone iniziarono ad imitarla. Alcuni venditori ambulanti di Boston, Filadelfia e altre città iniziarono a vendere pillole simili alle sue. La Restelle iniziò ad avvisare i potenziali clienti di fare attenzione agli imitatori e per rimanere competitiva iniziò ad ampliare la sua gamma di servizi. Oltre a vendere abortivi, aprì una pensione dove le donne con gravidanze indesiderate potevano partorire nell'anonimato. A pagamento facilitava l'adozione di bambini. Madame Restelle si definiva un medico donna e pubblicizzava i suoi servizi sull'Herald e il New York Times. La levatrice aveva dato inizio a un ricco business sull'aborto da parte dei medici irregolari della zona di New York, con il risultato di provocare la risposta dei medici formali, che iniziarono una campagna di criminalizzazione dell'aborto, come vi ho spiegato nel video precedente, quando l'aborto era illegale, più o meno. Tra moralismo e opportunismo, questi medici si associarono nell'American Medical Association, puntando ad estirpare la piaga dell'aborto e degli abortisti. E qui iniziarono i guai. Nel 1840, Madame Restelle si scontrò per la prima volta con la legge. Tutto nacque dalla confessione di una donna di 21 anni, Mary Pardee.
malata di tubercolosi. Sul letto di morte rivelò al marito che, mentre era incinta l'anno precedente, decise che non voleva partorire di nuovo. Avevano già un bambino di 10 mesi e lei pensava che non sarebbe riuscita a gestirne un altro così presto. Così si era recata nell'ufficio di Madame Restelle in Greenwich Street e si era unita ad altre donne in attesa nel salotto. Quando arrivò il suo turno, Madame Restelle ascoltò la sua storia e le diede una fiala di una medicina gialla in cambio di un dollaro. Maria prese una dose quella notte e due il giorno successivo, ma poi smise, improvvisamente preoccupata delle potenziali conseguenze. Un medico analizzò il medicinale e concluse che conteneva olio di tanaceto e alcol di trementina e le consigliò di non assumerne mai più. Ma la donna non si rassegnò ad avere il bambino e tornò da Madame Restelle. L'allevatrice le offrì un intervento chirurgico a suo dire indolore e sicuro, in cambio di 20 dollari. Maria non aveva contanti e offrì un biglietto per un pegno di una catena d'oro per orologi e una pila di anelli, che Madame Restelle accettò. Condusse la paziente dietro a una tenda, in una stanza dove un uomo, non il marito della Restelle, le mise le mani sull'addome e dichiarò che il feto avesse solo 3 mesi. Se avesse già superato il quickening, la Restelle non l'avrebbe operata. Per sapere cos'era il quickening, andate a vedere il mio video quando l'aborto era illegale, più o meno. Dopo l'intervento, Maria avvertì i sintomi della tubercolosi e si convinse che la malattia fosse dovuta all'intervento. Dopo la confessione, il marito si rivolse alla polizia. Madame Restelle fu arrestata con l'accusa di aver somministrato medicine nocive e aver provocato un aborto chirurgico. Il caso divenne di dominio pubblico. Sui giornali c'era chi definiva Madame Restelle un mostro in forma umana, responsabile di uno degli atti più infernali mai perpetrati su una terra cristiana. Madame Restelle inoltre rappresentava una minaccia per l'istituto del matrimonio. Gli antiabortisti sostenevano che grazie a lei le donne fossero libere di commettere tanti adulteri quante sono le ore dell'anno, senza essere scoperte. La si accusava di incoraggiare la prostituzione rimuovendone le conseguenze e di permettere alle mogli di sottrarsi ai doveri della maternità. Offriva aborti alle povere donne che avrebbero potuto chiedere aiuto e conforto alla Chiesa. La dipingevano come una sorta di tentatrice diabolica. Secondo queste persone, non aveva solo un comportamento immorale, ma aveva anche danneggiato le donne fuorviate e ingenue, agendo come una megera della miseria, depredando la debolezza umana. Fu così che la parola restellismo divenne sinonimo di aborto. Madame Restelle non rimase a guardare e si difese pubblicando un annuncio sul New York Herald, in cui offriva 100 dollari a chiunque potesse dimostrare che le sue medicine fossero dannose. A quegli uomini che l'accusavano di dare l'opportunità alle donne di essere delle sgualdrine senza subirne le conseguenze, rispose: «Non riesco a concepire come uomini che sono mariti, fratelli o padri possano esprimere un'idea così intrinsecamente vile e famigerata che le loro mogli, sorelle o figlie non vogliono che l'opportunità e la facilità di essere viziose. E se non lo sono, non è per un principio innato di virtù, ma per paura. Che cos'è dunque la virtù femminile? Una semplice cosa delle circostanze e dell'occasione?» Fu dichiarata colpevole al processo, ma il caso andò in appello perché la confessione sul letto di morte di Maria Pardi non era considerata ammissibile. La Corte d'Appello stabilì che tali deposizioni erano ammissibili solamente nelle cause civili e la Restelle fu dichiarata non colpevole. Dopo questa vittoria, Madame decise di aprire filiali a Boston e a Filadelfia e aumentò la pubblicità, rivolgendosi alle donne la cui salute delicata o precaria vieta un aumento troppo rapido della famiglia. Intanto, le leggi sull'aborto si inasprivano. Nel 1845, un legislatore di New York approvò un disegno di legge in cui si stabiliva che fornire un aborto in qualsiasi fase della gravidanza era punibile con un anno di reclusione. La punizione riguardava anche le donne che tentavano di abortire da sole. Così facendo, però, i legislatori scoraggiarono le testimonianze delle donne che avevano abortito, rendendo più difficile perseguire gli abortisti. Madame Restelle però era già conosciuta e il controllo pubblico su di lei continuò senza sosta.
Nel 1841 una tabaccaia di nome Mary Rogers fu trovata morta nel fiume Hudson. I giornali accusarono Lara Estelle, sulla base di lettere anonime, di aver eseguito un aborto sulla donna che la condusse alla morte. Questo però non fu abbastanza per processarla e non ebbe problemi legali. Un altro attacco di giornali come il New York Medical and Surgical Reporter avvenne quando una madre accusò Lara Estelle della scomparsa del figlio. La donna era Mary Applegate. Mary portava in grembo il figlio del suo amante e su suggerimento dello stesso andò a partorire nella pensione di Madame Restelle per mantenere la riservatezza. Madame Restelle faceva anche da tramite per l'adozione dei figli indesiderati che nascevano nella sua pensione. L'amante di Mary disse a Madame Restelle di dare in adozione il neonato, ma la Applegate non era a conoscenza di questo accordo, fino a quando non tornò a casa e l'amante l'accolse freddamente. Mary tornò da Madame Restelle per sapere che fine avesse fatto il figlio, ma la levatrice asserì di non sapere nulla di lui. In seguito a queste accuse, la stampa si accanì ulteriormente su di lei. Nel 1847 Madame Restelle venne nuovamente accusata di aver eseguito un aborto. Una domestica di nome Maria Bodin venne inviata a Madame Restelle dal suo amante, che sembra fosse anche il suo capo, perché abortisse. L'ostetrica asserì che il feto ormai aveva raggiunto uno stadio troppo avanzato per abortire, ma l'uomo insistette molto affinché lei procedesse lo stesso con l'intervento e la pagò a caro prezzo. Dopo l'operazione Maria si ammalò e quando fu visitata dal medico fu costretta ad ammettere di aver abortito. Il medico denunciò l'accaduto alla polizia e Madame Restelle venne processata. I difensori di Madame Restelle giudicarono Bodin una donna facile, le cui ferite erano causate dalla sifilide e non da un intervento chirurgico fallimentare di Madame Restelle. Gli avvocati di Bodin, d'altra parte, definirono Madame Restelle un incompetente e senza Dio. L'ostetrica perse la causa e fu costretta a trascorrere un anno in carcere con l'accusa di reato minore. Dopo aver scontato la pena, la donna concentrò i suoi sforzi sulla pensione di sua proprietà e sulla produzione delle pillole. Prese la decisione di non praticare più interventi chirurgici. Nel tentativo di migliorare la propria immagine, fece domanda per la cittadinanza statunitense. Per averla, a quei tempi bisognava avere un buon carattere e fu naturalizzata nel 1854. Il sindaco di New York ufficiò nozze a casa di sua figlia. Ma i guai non erano finiti per Madame Restelle. Nel 1855 Frederica Medinger, un'immigrata tedesca, chiese a Madame Restelle di alloggiare nella sua pensione fino alla nascita del figlio. Stando alla testimonianza di Frederica, la Restelle le avrebbe somministrato 6 pillole durante il parto. Si suppone fossero pillole abortive, anche se non ne capisco lo scopo visto che stava già partorendo. Il giorno seguente Frederica non trovava più il figlio e chiese a Madame Restelle dove fosse. Quest'ultima avrebbe dichiarato che era scomparso. Accusata dalla donna di rapimento e di essere troppo avida, la Restelle finì nuovamente in tribunale, ma la Medinger non si presentò all'appello. Molti pensavano che la Restelle l'avesse pagata per abbandonare il caso. Madame Restelle venne assolta, ma della donna e del bambino non si sentì più parlare. Si presumeva che il bambino fosse stato adottato da sconosciuti per volontà di Madame Restelle. L'accanimento mediatico. Madame Restelle divenne l'ostetrica più famosa del suo tempo. Le notizie dei suoi processi furono pubblicate sul New York Times e sulla National Police Gazette. Anche altre testate di città statunitensi e europee parlavano di lei. Alcuni articoli descrivevano in dettaglio i casi di aborto, furto e stupro in cui sembrava coinvolta la donna. La Gazette affermava che Madame Restelle era la causa principale per cui ci fossero molti bambini abbandonati tra le strade di New York. Un giornalista conservatore del New York Sunday Morning l'accusò di colpire alla radice l'intero ordine sociale con i suoi affari. L'uomo asseriva che, secondo i medici, Madame Restelle praticasse un lavoro pericoloso, che era impossibile da eseguire senza mettere in pericolo la vita delle pazienti. I giornali sembravano infastiditi tanto dalla sua ricchezza
quanto dal modo in cui l'aveva ottenuta. Descrivevano in dettaglio la sua collezione di diamanti, perle, pellicce, la sua ostentata carrozza con 4 cavalli e cocchiere in livrea, la sua villa in Arenaria, che si diceva l'avesse costruita in parte per infastidire l'arcivescovo cattolico romano di New York, che l'aveva denunciata dal suo pulpito e aveva acquistato l'isolato successivo per costruire la cattedrale di San Patrizio. I giornali la definivano la donna più malvagia di New York e iniziarono a usare una storpiatura del suo nome, Madame Restellisme, come eufemismo di aborto. Persino le guide turistiche della città parlavano di lei. I suoi guadagni si ridussero a causa delle polemiche e della pessima reputazione che le era attribuita. E un'altra ammazzata arrivò nel 1873, quando il Congresso degli Stati Uniti emanò le leggi Comstock. Diventò illegale il discutere o il distribuire qualsiasi cosa considerata oscena dal governo. La violazione di queste leggi era punibile dai 6 mesi ai 5 anni di carcere, con una sanzione dai 100 ai 2000 dollari. Le leggi prendevano il nome dall'ispettore postale Anthony Comstock, un influente riformatore morale che cercò di regolamentare l'attività sessuale e il modo stesso di pensare al sesso all'interno della società. Considerava pornografia qualsiasi informazione sulla prevenzione o l'interruzione di una gravidanza. L'inganno di Comstock. Comstock intraprese una campagna personale per dare la caccia ai trasgressori e naturalmente Madame Restelle era la prima da far fuori. Nel 1878 Comstock suonò il campanello del suo ufficio. Affermò di essere un uomo sposato la cui moglie gli aveva già dato troppi figli. Era preoccupato per la salute della moglie e sperava che la Restelle potesse aiutarli. Madame gli vendette delle pillole. L'uomo tornò il giorno dopo, con un agente di polizia. Durante la perquisizione trovarono alcuni opuscoli sul controllo delle nascite e degli strumenti con le istruzioni per il loro uso. La donna fu arrestata e obbligata a pagare una cauzione di $1000. Pare che Madame Restelle avesse tirato fuori dalla borsetta $10,000 da dare in cauzione al giudice, ma ciò fu giudicato irregolare e fu costretta a pagare un garante. Madame Restelle dichiarò alla stampa che Comstock ignorava che alcuni medici facevano le stesse cose che faceva lei e quindi fossero intenzionati a toglierla di mezzo e arricchirsi con le stesse pratiche. Disse che al processo tutto questo sarebbe venuto alla luce. Ma il processo non vi fu mai. Il 1 aprile del 1878 la cameriera della Restelle trovò il suo corpo nudo semisommerso nella vasca da bagno con la gola tagliata da un orecchio all'altro. I domestici riferirono ai giornalisti che ultimamente la donna era irrequieta e abbattuta. Dissero che camminava su e giù per la casa piangendo e dicendo: «Perché mi perseguitano così? Non ho fatto nulla per fare del male a nessuno». Dato che era il 1 di aprile, Comstock pensò ad un pesce d'aprile e che il rapporto fosse uno scherzo. Quando capì che era vero, lasciò un commento finale sul fascicolo di Anne Lohmann: «Una fine sanguinosa per una vita sanguinosa». Alla sua morte si scoprì che disponeva di un patrimonio tra i 500.000 e i $600.000, corrispondenti rispettivamente a più di $12 milioni e a quasi $15 milioni odierni. Madame Restelle è oggi sepolta nel cimitero di Sleepy Hollow. Voi che idea vi siete fatti su questa vicenda? Madame Restelle era una donna avida, senza scrupoli e che faceva sparire i bambini? Oppure un personaggio scomodo che i medici volevano togliere di mezzo? Si tolse la vita proprio prima del processo in cui aveva minacciato di rivelare cosa contenessero le prescrizioni mediche. Coincidenze? Non credo proprio, a parte gli scherzi. Forse la verità sta nel mezzo. Un po' voleva campare bene, un po' voleva aiutare le donne. Sui bambini scomparsi, non saprei. Potrei anche crederci data l'epoca in cui è vissuta. D'altra parte credo che pestando i piedi alla classe medica magari alcune cose possano essere state ingigantite o proprio inventate. Era anche un personaggio che osava sfidare l'ordine sociale, che voleva relegare le donne a eterne incubatrici. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento. Qui su YouTube ci rivediamo a settembre, ma se volete rimanere in contatto con me, venite a trovarmi su TikTok, Instagram e Facebook. Trovate i link in descrizione oppure cercate sempre Vivi Everyday. Ciao!